1925. È l'epoca del Charleston, delle prime grandi corse e di una sfrenata voglia di vivere della quale non sapevamo ancora spiegarci la ragione. Era il tempo di Dillinger e di quegli eroi maledetti ai quali Bogart avrebbe prestato la faccia. Era il tempo di Dempsey e di una leggenda che avrebbe scavalcato i confini di un ring. In quegli anni che cominciavano a diventare ruggenti, un'epoca stava per chiudersi e cominciava il tempo dell'Alfa Romeo. Cominciava in quel lontano 1925, con la conquista del titolo mondiale, l'epopea di un nome che non appartiene soltanto alla storia dello sport, ma a quella di tutti noi. Questa è una P2, la celebre P2, la macchina che vinceva sempre. Fu lei a conquistare il primo campionato del mondo, dopo un anno di trionfi in Italia, in Francia, in Belgio, dovunque venisse messa in pista. Quando Brilli Peri vinse il titolo mondiale a Monza, dietro la coda della P2 apparvero altre tre vetture dello stesso tipo, che trasformarono la sua fuga solitaria in una marcia trionfale. Oggi ci pare di vederla come allora. Alfa Romeo nacque nel 1910. La sua storia potrebbe cominciare con queste immagini che sono il ricordo di un'epoca. Questo è Giuseppe Merosi. Progettò le prime vetture dell'Alfa, al tempo in cui furono scattate queste foto con questi personaggi che sembrano ispirati a un dipinto di Monet. Questo è Nicola Romeo, che dette il suo nome all'Alfa. Qui, con Merosi e Romeo, c'è anche Ferrari, allora pilota dell'Alfa. Questo invece era Vittorio Jano. Progettò la P2 e tutte le Alfa fino al 39. Tutti i progetti dal 47 ad oggi, dalla Freccia d'Oro all'Alfetta, sono nati sotto la guida dell'ingegner Orazio Sattapuriga. In principio la macchina era ancora un oggetto misterioso, destinato a impaurire, eccitare e sconvolgere ad ogni apparizione. Era poco meno di un mostro, insomma, e pochi erano gli uomini che potevano dominarlo. Campioni come Ascari, Brivio, Borzacchini, la baronessa Avanzo, una delle prime donne pilota, Brilli Peri, Chiron, Caracciola, Varzi, Campari e Nuvolari, naturalmente. Un campione, la sua folla, una macchina, la P2, che sembrava non avere rivali, ora adagiata fra i suoi ricordi come una barca tirata a secco dopo aver tanto navigato. Questa era la sua voce. Ascoltiamola, 50 anni dopo, in pista, mentre corre incontro all'eco del suo passato. È il 1930. Siamo alla 21ª edizione della Targa Florio. Al volante della P2 c'è Varzi. In testa fin dai primi giri, Varzi perde terreno perché la macchina a cui si è forato il serbatoio richiede continui rifornimenti. Eccolo infatti ai box. La P2 deve competere con altre due rivali dell'Alfa, 2750 appena uscite dalle officine del Portello. Questa è la prima, e la pilota Campari. Questa invece è l'auto di Nuvolari, che vediamo fermo ai controlli. Le fasi più drammatiche della gara le abbiamo cercate nelle cronache sportive dell'epoca. Varzi era secondo, a mezzo minuto dalla Bugatti di Chiron. Fece rifornimento con la macchina in corsa. La benzina cadde sul tubo di scappamento e si incendiò.
Barzi continuò a correre, mentre il meccanico spegneva le fiamme coi cuscini del sedile. Recuperò la prima posizione e vinse con un distacco di 2 minuti. Di tutto ciò ci sono rimaste soltanto le immagini del trionfo. L'ultimo atto di un'impresa che non appartiene alla retorica, ma alla storia dell'auto, quando le corse si vincevano così. Mentre la P2 mieteva i suoi successi, i tecnici del Portello adattavano la perfezione di quell'esemplare da corsa alle esigenze delle vetture di serie. Così nascono la 1005 e la 1750, macchine da turismo che in pista vincono le corse. Questi sono due esemplari della 1005. Siamo alla seconda mille miglia, alla partenza da Brescia nel 1928. Gare come questa erano uno spettacolo. Centinaia di vetture di ogni tipo, lanciate a tutta velocità su più di 1600 km di strade italiane, attraverso 30 province in un grande rodeo automobilistico. Non c'erano solo bolidi in gara, chiunque poteva partecipare e con qualunque vettura. Chiunque poteva sfidare i campioni, battersi con assi della statura di Barzi o Nuvolari. Quell'anno vinse Campari sulla 6C 1005. Vinse anche l'anno successivo, alla terza edizione della corsa, questa volta con Alfa 1750. Di quella mille miglia del 29 ci restano solo le immagini del campione, quasi sommerso dalla folla che lo festeggia a Roma in Piazza Colonna. La cronaca della mille miglia del 30, ne stiamo vedendo alcuni momenti, è legata a un episodio della celebre rivalità tra Barzi e Nuvolari. Nuvolari su 1750 condusse la parte finale della gara a luci spente per impedire a Barzi di accorgersi che gli si stava avvicinando. Lo superò alla fine e vinse di un soffio. E per 10 anni divenne abituale vedere 10 vetture dell'Alfa nei primi 11 posti al traguardo di questa corsa massacrante. Intanto l'Alfa Romeo perfezionava ulteriormente il proprio livello tecnico, mettendo a punto vetture sempre più elaborate. Prima le 8 cilindri 2003 e successivamente le 8 cilindri 2006. Aveva trasferito definitivamente nelle vetture di serie quegli accorgimenti che fino a pochi anni prima erano rimasti patrimonio esclusivo delle vetture da corsa. Thank you.